Buongiorno dal Riccione, siamo qui per le giornate della Polizia Locale e qui con me ho il vice commissario Roberto Dosio del Comando di Polizia Locale di Collegno in provincia di Torino. In occasione del panel che abbiamo tenuto qui come associazione Cerchio Blu, di cui anch'io faccio parte, abbiamo parlato di comunicazione in emergenza e durante il tuo intervento hai segnalato come tra i mezzi di comunicazione non c'è solo quello che possiamo dire come adesso che noi dialoghiamo, ma ci sono tantissimi mezzi di comunicazione diversi, tra cui anche per esempio la segnaletica stradale. Mi puoi un po' raccontare quella tua esperienza sul campo in cui sono emersi tutti questi dettagli e questa esperienza? Sì. Buongiorno a tutti, anch'io faccio parte dell'associazione Cerchio Blu da anni e ho avuto la fortuna quest'anno di partecipare qua a Riccione per poter dare un proprio contributo esperienziale. Quello che emerge immediatamente è che con l'utilizzo di tutti questi mezzi, soprattutto rapportandosi con tante persone, spesso e volentieri chi opera su strada e anche un ruolo di coordinatore non si rende conto di quante cose fa in contemporanea, che ovviamente poi queste incidono negativamente sullo stress dell'operatore e appunto l'associazione si occupa di questi temi. Sono tantissimi sia i mezzi di comunicazione sia le persone con cui noi ci andiamo a rapportare ogni volta, che non sono soltanto verbali, si utilizza la tecnologia, quindi le radio, si utilizzano i telefoni. Ultimamente c'è un grande uso dei tablet e anche delle piattaforme informatiche. Oltre a questo poi sono tanti soggetti, quindi dalla centrale operativa, da quelli che sono presenti sul posto, chi è stato coinvolto in un sinistro stradale, le vittime, purtroppo la comunicazione del decesso, che qua non si è affrontato, ma uno dei temi principali di cui l'associazione si occupa. E poi soprattutto capire come gestire il personale con le comunicazioni, perché come ho detto durante il convegno, bisogna conoscerlo il personale, bisogna sapere chi ha attitudine a fare che cosa. Non tutti sono sempre pronti a rilevare un sinistro stradale perché fanno altre cose, quindi eventualmente in una situazione di emergenza possono essere utilizzati in altri frangenti, tipo le chiusure delle strade. Per concludere, quello che io volevo soprattutto far emergere e che ho già detto all'inizio è che tante volte noi operiamo ma non ci rendiamo conto della fatica e dello stress di cui noi andiamo incontro ogni volta che rileviamo incidenti stradali di una certa gravità oppure siamo impegnati in situazioni di emergenza. Bene, grazie mille Roberto, grazie a voi. Grazie mille a tutti e buona giornata.